Welcome to Bible Prophecy Revealed with Grant Jeffrey. Ed ora voglio parlarvi dell'argomento di oggi, la venuta di un governo mondiale. La Bibbia ci dice che negli ultimi tempi in cui viene ricostituita la nazione di Israele, evento che si è verificato nel 48, si adempiono diverse profezie. Dopo la ricostituzione di Israele, la profezia più importante è quella di un governo mondiale. Spesso viene chiesto dove si trova questa profezia. Nel libro del profeta Daniele, uno dei miei preferiti. Lo vediamo in diversi brani, il più evidente è in Daniele capitolo 7, versetto 23. La quarta bestia sarà un quarto regno sulla terra. Nella visione di Daniele, la quarta bestia rappresenta l'impero romano, il governo più esteso di quel tempo. Ma non era un governo mondiale. È stato l'impero più grande ed è durato circa 1500 anni, fino alla distruzione dell'impero romano di Oriente, circa 1453 d.C. La Bibbia, continuando, dice: la quarta bestia sarà un quarto regno sulla terra, che sarà diverso da tutti gli altri regni e divorerà tutta la terra, la calpesterà e la stritolerà. Daniele indica che questo regno sarebbe stato diverso da tutti gli altri del passato. Ad esempio, abbiamo visto la storia dell'impero britannico. Ai miei tempi, quando andavo a scuola, sulla mappa si poteva vedere un quarto del mondo evidenziato, che indicava l'impero britannico dominato dalla piccola isola dell'Inghilterra. Ma anche questo non era un governo mondiale. Mentre Daniele dice che tutto il mondo sarà rappresentato dalla quarta bestia, il quarto regno mondiale. In Apocalisse 13 noi troviamo diversi brani che fanno riferimento a questo regno mondiale. Perché questo fatto è molto importante da capire? È importante collocare la profezia nel suo contesto biblico. Anche perché ci sono state delle altre teorie, delle interessanti proposte. In questi ultimi 20 anni, dalla comparsa dell'Islam estremista, qualcuno ha teorizzato la venuta dell'Anticristo dal mondo islamico e un suo governo molto più limitato di quello mondiale, nell'area di Israele e delle nazioni arabe circostanti, quelle che si sono confrontate con Israele fin dal periodo dell'Antico Testamento. Io non trovo questa teoria convincente, ed ecco perché. In Apocalisse 13, dal versetto 7, Giovanni parla dell'Anticristo. E le fu dato di far guerra ai santi, questo è l'Anticristo, e di vincerli. Cioè l'Anticristo farà guerra ai credenti della grande tribolazione. E le fu dato autorità sopra ogni tribù, lingua e nazione. E l'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'agnello, che è stato ucciso fin dalla fondazione del mondo. Questa è l'affermazione più evidente che Dio ci poteva fornire attraverso le parole ispirate al profeta Giovanni. Il regno dell'Anticristo non sarà una superpotenza regionale, come qualcuno ha indicato nelle ultime decine d'anni, piuttosto è un regno globale mai visto prima. La Bibbia continua in Apocalisse 13 al versetto 12, in riferimento al falso profeta, la seconda bestia. Essa esercitava tutta l'autorità della prima bestia davanti a lei e faceva sì che la terra e i suoi abitanti adorassero la prima bestia, la cui piaga mortale era stata guarita. Giovanni qui dice che tutti sulla terra adoreranno l'Anticristo. Al versetto 14, e seduceva gli abitanti della terra per mezzo dei prodigi che le era dato di fare davanti alla bestia,
dicendo agli abitanti della terra di fare un'immagine alla bestia che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita. Questi brani profetici, evidenti, pronunciati da due dei più grandi profeti della Bibbia, parlano dei 7 anni della grande tribolazione e di questo governo mondiale. Ogni popolo, tribù, nazione, lingua adorerà l'anticristo durante questo periodo. Nel considerare questo governo mondiale, dovremmo anche avere un'idea di come questo si realizzerà e delle sue caratteristiche. Io non credo si manifesterà globalmente in un solo attimo. Dalla Seconda Guerra Mondiale abbiamo assistito alla costituzione del primo supergoverno regionale da parte dell'Europa, che mi pare rappresenti il modello del prossimo governo mondiale. L'Unione Europea non è diventata gli Stati Uniti d'Europa in una sola notte. Dopo la Prima Guerra Mondiale e la morte di 20 milioni di persone, e la Seconda Guerra Mondiale con la morte di altre 16 milioni di persone, le nazioni europee hanno temuto l'uso di superarmi, come l'atomica ad esempio, disponibile per nazioni come gli Stati Uniti d'America, a breve anche Cina e Russia. Si sono subito rese conto che un loro uso in Europa avrebbe significato l'annientamento dell'umanità. Quindi hanno cercato una soluzione con la creazione di un supergoverno. Hanno iniziato con il Trattato di Roma nel 1957 come trattato economico, ma questo si è presto sviluppato in qualcosa di più grande. Coloro che volevano un governo mondiale hanno iniziato con una ragione, malgrado il fatto che gli studi mostrassero che i popoli amano la loro nazione, la storia, la bandiera, la tradizione e la cultura. Ma l'Europa è stata talmente scioccata dalla morte di milioni di persone della Prima e Seconda Guerra Mondiale al punto da provare un esperimento, dapprima con il Trattato di Roma, dove queste nazioni hanno delegato l'economia ad un gruppo iniziale di 6 nazioni, che poi è diventato di 10 nazioni, quindi 15 nazioni, e attualmente quelle che ci sono, le 27 nazioni. La Bibbia indica questo fatto, definito anche come l'impero romano ricostituito, indicato dalla profezia come un quarto regno. L'Europa, l'Unione Europea, è certamente un esempio, è un modello di questo governo mondiale. Questa Unione Europea ha avuto inizio con il Trattato di Roma, seguito dal Trattato di Maastricht nel 1992, che ha preso proprio il nome della città in Europa dove fu sottoscritto. Queste nazioni hanno delegato il loro potere ad un gruppo di 27 rappresentanti non eletti direttamente, molti dei quali sono sconosciuti alle stesse nazioni, ex primi ministri, cancellieri, parlamentari che hanno avuto per esempio un incarico di 10 anni e che poi non sono stati più attivi politicamente nelle loro rispettive nazioni. Ed eccoci, dopo il Trattato di Maastricht, che ha dato vita al governo europeo, che arriviamo nel 2009 a un nuovo trattato, il Trattato di Lisbona, là dove c'è una strutturazione più rigida di governo europeo. L'Irlanda non aveva in primo luogo aderito e quindi si tenne un referendum proprio in questa nazione. Alla fine l'Unione Europea raggiunse il suo obiettivo e anche l'Irlanda aderì. Questo governo è stato stabilito con 27 rappresentanti di ognuna delle nazioni d'Europa. Questi 27 rappresentanti decidono a porte chiuse, come membri della Commissione esecutiva dell'Unione Europea. Se vogliamo fare un esempio, l'Irlanda, l'Inghilterra, la Francia, l'Italia, non votano sulle questioni che invece sono decise da questi ex politici, in segreto e a porte chiuse.
Dov'è il potere? È nelle mani di questi 27 rappresentanti della Commissione europea. Voi direte, ma c'è un Parlamento europeo? Sì, c'è. Ma francamente io, studiando il Parlamento europeo, ho visto che si riunisce a Strasburgo, mentre la Commissione esecutiva si riunisce a Bruxelles, in Belgio. Il Trattato di Lisbona ha formato un sistema di Commissione europea molto più reggimentato. Il Parlamento europeo si incontra a Strasburgo ed è votato dalle persone di diverse nazioni, ma non ha il potere decisionale. È solamente un gruppo di discussione che non può stabilire la politica fiscale, legislativa e l'esecutivo. Quindi il potere è esclusivamente nelle mani della Commissione esecutiva. Quando parlo del prossimo governo mondiale, io non intendo che quelli che si considerano cittadini globali, che vogliono un'economia globale, un esercito mondiale, siano necessariamente malvagi. Ma avendo visto il disastro della prima e della seconda guerra mondiale, e sapendo che ci sono oggi 200 nazioni e che ci sono armi di distruzione di massa, armi nucleari, biologiche, chimiche, si pensa che probabilmente una di queste 200 nazioni vorrà usare armi nucleari e di distruzione di massa. Quindi pensano che l'unica soluzione sia quella di un governo mondiale, in cui non ci siano delle sovranità nazionali indipendenti e dove nessuna nazione possa scegliere di inviare il proprio esercito contro un'altra nazione. Anche se io comprendo il loro pensiero, questo tuttavia è incorretto. Prima di tutto la Bibbia ci dice che quando l'Anticristo avrà il governo mondiale, questo governo opprimerà tutti gli abitanti del mondo. Ancora peggio, questo governo mondiale vedrà una ribellione. La Bibbia ci dice che i re dell'Est, cioè l'Oriente, formeranno un esercito di 200 milioni di uomini. Marceranno attraverso l'Asia per cercare di abbattere l'oppressione del governo mondiale dell'Anticristo. L'Est sarà contro l'Ovest, nella guerra più sconvolgente della storia, la battaglia di Armageddon. C'è un altro motivo per questo governo mondiale. C'è un altro grande coinvolgimento in termini di tempo, denaro, pianificazione e persone in una strategia di governo che viene definita come attività continuative di governo. Per esempio c'è la FEMA, che è l'Agenzia Federale per le Emergenze. Ha un bilancio di oltre 30 miliardi di dollari ed è parte della protezione civile. Ma voi vi sarete chiesti il perché dell'inefficienza del sistema di emergenza nel disastro che fu causato dall'uragano Katrina a New Orleans. E questo nonostante la pianificazione, i mezzi e i miliardi di dollari messi a disposizione dalla FEMA ogni anno. Bene, io ho fatto una ricerca e con mia grande sorpresa ho constatato che il 96% del bilancio della FEMA serve per la continuità della pianificazione di governo e non per le emergenze. Quindi non c'erano i soldi, non c'erano le persone o l'addestramento per quello che noi consideravamo lo scopo primario di questa agenzia nata per l'emergenza. C'è appunto la pianificazione per la continuità del governo e questa è presente in tutte le nazioni. Ma perché è necessaria? Perché i governi devono poter rispondere, come nel caso di Haiti o di altre calamità naturali, o eventi di intensità simili, simili a quelli provocati da armi di distruzione di massa, nucleari o biologiche, all'emergenza. All'inaugurazione dell'attuale presidente americano, per esempio, è stato notato che uno dei membri dell'ufficio di presidenza quel giorno a Washington non c'era. C'erano tutte le autorità del governo, meno il segretario della difesa Robert Gates. Lui in quel momento si trovava in una base sotterranea in Virginia, perché era destinato ad essere il presidente in forza degli Stati Uniti nel caso in cui un disastro avesse distrutto il governo. In un mondo di terrorismo, dove i diversi gruppi terroristici
cercano di impossessarsi di armi di distruzione di massa, i governi si devono tutelare e devono tutelare la continuità delle funzioni di una nazione, il controllo delle forze militari. Anche in previsione della perdita della capitale e di moltissimi membri del governo. Molti membri del passato governo e forze militari operano a livello segreto negli Stati Uniti, in Canada, in Europa. Sono pronti in caso di emergenza, sono pronti a prendere il comando e controllare le emergenze militari. Ed è essenziale che operino in tale modo. Sarebbe responsabile se non lo facessero. Questo fatto crea una situazione di governo ombra, essenziale in un mondo di armi di distruzione di massa e in casi di disastri internazionali. Ed è qui che sta il problema. Ci sono apparati di governo pronti a prendere in mano immediatamente la situazione, senza però l'intervento del Parlamento o del Presidente. Quindi, se il governo è impedito ad operare, questi apparati potrebbero essere usati benissimo in situazioni di disastro per rimpiazzare il governo democratico. Ad esempio, in caso di minaccia di terrorismo islamico, oppure di guerra informatica. Pensate un po' alla Cina e l'Iran, che hanno eserciti di pirati informatici infiltrati nelle reti informatiche di altri governi. Cercano di abbatterle o danneggiarle. Questo per esempio accade sistematicamente con i pirati informatici della Corea del Nord e della Cina, che cercano costantemente di infiltrarsi nel sistema informatico dei governi degli Stati Uniti o del Canada, per abbatterne l'economia, il nostro sistema di difesa. Viviamo in un mondo pericoloso e quindi questi governi devono creare un programma di continuità che potrà essere usato eventualmente da un dittatore futuro però, per prenderne il controllo, per approfittare di una situazione di emergenza reale o immaginaria. Fin dalla Seconda Guerra Mondiale ci sono stati gruppi che hanno pianificato un governo mondiale. Il più famoso e meno conosciuto è il gruppo Bilderberger, che prende il nome dall'omonimo hotel dove nel 1954 un gruppo si riunì per la prima volta in Europa. Ne fanno parte personalità influenti internazionali in campo economico, politico e bancario. Queste persone vogliono un governo mondiale. Alle loro riunioni segrete a nessuno è permesso partecipare senza un invito personale. Vengono invitati solamente importanti politici, rappresentanti dei mezzi di comunicazione. Le persone invitate devono giurare in base ad un antico giuramento che prevede un governo mondiale e soprattutto non devono riferire all'esterno ciò che viene detto in riunione. David Rockefeller, membro di questa organizzazione mondiale, per esempio, in un'occasione ringraziò il capo del New York Times, Washington Post, di non avere mai scritto un articolo su queste riunioni sebbene fosse stato invitato. Avete mai visto un articolo riguardo il Council for Foreign Relations? È un'organizzazione americana che si è costituita nel 1921, dopo la Prima Guerra Mondiale, e il cui obiettivo era inglobare l'America in un governo globale, iniziando dalla Società delle Nazioni, cosa che il Senato americano non ha votato, come ben sapete. Poco prima della fine della Seconda Guerra Mondiale e il conseguente disastro, gran parte dei membri di questa organizzazione presero parte alla formazione delle Nazioni Unite. Oltre 3.200 membri di nazionalità americana si unirono a questa organizzazione con la convinzione che l'America dovesse perdere la propria sovranità e diventare parte di un governo mondiale. Costoro credono che se l'America non facesse parte di questo governo mondiale, questo stesso sarebbe inutile, e con ragione. L'America è troppo forte dal punto di vista economico, politico e militare per entrare semplicemente in un governo mondiale. Allora qual è il progetto di questo gruppo? È ridurre l'influenza militare, economica e politica dell'America.
Solo dopo che l'America si sarà indebolita, così come l'Europa, e specialmente l'Inghilterra, dopo la Seconda Guerra Mondiale, potrà entrare in un governo mondiale. Ma un governo mondiale ha bisogno di un esercito, e la NATO sarà, anzi è già, l'esercito del governo mondiale. Per 50 anni la NATO è stato il sistema difensivo più efficiente della storia, bloccando l'esercito dell'Unione Sovietica e il suo grande potenziale bellico. Nel 99 la NATO si riunì alla conferenza di Washington. In quella circostanza fu modificato il trattato che aveva avuto successo per 50 anni, ovvero che ogni attacco a qualsiasi membro della NATO avrebbe rappresentato un attacco a tutti i membri della NATO. E questo ha funzionato, ha fermato una nuova guerra in Europa. Ma nel 99, alla conferenza di Washington, il trattato fu modificato. Ogni area, dal Marocco, nell'Africa del Nord, fino al fiume Gange, in India, sarà un'area di interesse per la NATO. Al posto di un patto nord-atlantico, questo accordo ora coinvolge tutta l'area del Nord Africa, Medio Oriente, Iran, Iraq, Afghanistan, fino all'India. Perché la NATO è in Afghanistan con 28 nazioni? Perché la NATO ha deciso che ogni pericolo, anche se non si tratta di invasione di uno Stato membro, costituisce un precedente per applicare una risposta dei servizi segreti, una risposta armata, contro trafficanti di droga e nazioni che cercano di sviluppare armi di distruzione di massa, come l'Iran, oppure per combattere gruppi integralisti islamici, come Al-Qaeda o i talibani. Quindi siamo in una situazione in cui c'è già di fatto un esercito di governo mondiale che si sta formando. È un esercito con grande capacità bellica, molto maggiore di qualsiasi altro oppositore al mondo. In aggiunta, i governi usciti dalla Seconda Guerra Mondiale si sono riuniti per il progetto Echelon. È un sistema di sorveglianza e intercettazione satellitare. Serve a monitorare telefonate, fax, email, internet, su tutte le comunicazioni di oltre 6 miliardi e mezzo di persone al mondo. Tutto è ascoltato, è registrato, analizzato da computer. L'internet è una rete aperta. Quando mandate una email o navigate su internet, agite per favore come se qualcuno fosse al vostro fianco, perché se diventate oggetto di interesse per un governo futuro, per esempio se vostro figlio fa domande per un posto di alta dirigenza nei servizi di sicurezza, oppure vostra figlia si vuole arruolare, beh allora viene analizzata la storia di tutta la vostra famiglia e dei vostri amici, per verificare se c'è qualcosa di sospetto o di interesse. Apocalisse 13, dal versetto 16 al 18, ci dice che negli ultimi giorni l'Anticristo, questo dittatore mondiale, assoggetterà prima 10 nazioni dell'Europa unificate, e poi con trattati di pace e guerra, l'intero pianeta. Questo dittatore avrà a disposizione un sistema di sorveglianza mai visto prima, che impedirà a qualsiasi persona di comprare o di vendere se questa non lo adorerà come un dio. Ma prima c'è stato un progetto come quello di Echelon e la tecnologia di cui parleremo in altri programmi. Per esempio, di microchip ad alta frequenza. Sono piccoli quanto un punto ortografico, pensate, quindi quasi invisibili. E sono presenti in milioni di prodotti di largo consumo, di cui nessuno vi ha mai parlato. Però nessun Parlamento e nessun Congresso ha mai votato per la loro applicazione. E non sono mai stati neanche oggetto di discussione, mai. Il risultato è che oggi c'è presente un sistema di sorveglianza globale a livello mondiale, di cui Stati Uniti, Canada ed Europa ne sono parte, insieme all'Australia e alla Nuova Zelanda. In aggiunta, questi microchip ad alta frequenza vengono utilizzati a miliardi in tutto il mondo attraverso un sistema
in cui si può essere monitorati e identificati anche a centinaia di metri di distanza. Ma di questo parleremo in seguito. Cosa vogliamo? Non sono qui per presentarvi uno scenario inquietante. Io credo che come cristiani e cittadini responsabili noi dobbiamo essere coscienti di quanto sta accadendo ai nostri giorni, in modo da esercitare i nostri diritti politici, contattare i nostri parlamentari ed esprimere il nostro interesse sul futuro della nostra nazione, nei riguardi di un futuro governo mondiale. I politici hanno un obiettivo importante, essere rieletti. Quindi sono molto interessati all'opinione degli elettori. Se scrivete una lettera, vi presteranno attenzione. Viviamo negli ultimi giorni. La Bibbia dice che l'Anticristo avrà il controllo globale sulla popolazione mondiale attraverso uno stato di polizia. E mai prima nella storia, miei cari, questo è stato possibile. In questi programmi vedrete come, attraverso le ricerche fatte, ci rendiamo conto di essere molto vicini a questo momento. La promessa di Dio alla Chiesa è che Lui ci porterà a casa in gloria, prima che l'Anticristo consoliderà il suo potere politico e militare globale con un patto di 7 anni con Israele, prima che sarà introdotto il marchio della bestia. Che cosa dobbiamo fare allora? Gesù ha detto in Luca 21:28, riguardo a queste profezie, ora, quando queste cose cominceranno ad accadere, guardate in alto e alzate le vostre teste, perché la vostra redenzione è vicina. Questo non è un messaggio di condanna o angoscia, è un messaggio di speranza. Gesù Cristo sta per tornare. A presto.